da vedere in punto di morte, sono a casa in cadene, gli AP escono tutti insieme, è ecco un podcast in azione che presto cambia la Per un Cerbero Cerbero Po-po-po-podcast pop, Troppi goblin in questo mondo Non sarò un cloche Né tanto me Side, e, benvenuti e benvenuti in questa, in questa nuova trasmissione. trasmissione. Marra, Marra, ma dov'è che sei? Che, che sono, sei sono in quel di Milano, eh, quel so. divano che sembra tipo un set porno. Sembra questo divano, è, è quello ufficiale di Brazzers, eh, però con una variante grey, invece che black. Molto Curioso, molto, ma molto, molto, molto curioso. Come state, Oggi? ragazzi? Eh, Com'è che state? Com'è che state? Qua oggi siamo pieni di argomenti. Siamo pieni, eh? dobbiamo siamo parlare pieni di, di tante cose. Sì, sì, il manager attacca. Perché sicuramente avrete visto il servizio delle iene, la nostra reaction, le iene hanno eh, insomma fatto un'inchiesta di un certo spessore, diciamo così. E Mirko su Instagram ha detto: Adesso basta, parlo io, mi hanno diffamato e quindi ha fatto determinate dichiarazioni che la Lucarelli ha riportato poi in un suo articolo che leggeremo. In più ho ritrovato un servizio di Nemo, fatto da Grande Lucci, dove già era presente il mitico Mirko. Quindi sarà un incredibile tuffo nel passato e chissà forse della preveggenza da parte di Lucci. Ma qua levo che mi, mi, mi rompe solo il cazzo sta luce. No. comunque io me, me, me la so persa sta cosa del manager perché purtroppo in quella live non c'ero quindi magari possiamo fare un riassunto sia per me sia per chi si, si è perso sì. diciamo quel contenuto no? chi è Codesto? che, allora, che arve... fa lui? allora lui è il cosiddetto Mirko guru italiano dei social diciamo che è stato pizzicato dalle Iene che stavano mm. facendo un servizio su di lui è stato pizzicato a dire diverse balle almeno questo si evince dal servizio che le Iene hanno mandato in onda. Ad esempio, faceva dei servizi che poi spacciava per servizi di Abu Dhabi TV, e simile, in realtà erano fatti da lui, e le hanno, hanno chiamato lì e non conoscevano assolutamente questo personaggio, si spacciava manager delle Kardashian, di Vacchi, di altri personaggi, che invece poi hanno negato. Eh, anche un gioielliere se non erro, molto famoso in America, e, insomma sono venute fuori un sacco di balle. Anche Harvard aveva detto che era andato ad Harvard per una conferenza, hanno chiamato eh. lì e ovviamente nessuno certo. lo conosceva. E, e quindi insomma vi consiglio di, di recuperarvi la live che abbiamo fatto con Simone perché eh, insomma c'è un sacco di roba. Dì, Davide, che questo scammella è peggio De Licardo. Beh, diciamo che è un Riccardo che ci ha creduto di più. È Riccardo che un po' ce l'ha fatta. diciamo. Non è tutta fuffa, però è, diciamo che è riuscito a fare qualcosa tra ami dei suoi metodi. Un ha po fatto particolari. molti soldi. Ha fatto eh. molti soldi. Anche Ma perché tu... chiedeva delle cifre incredibili. Mm. Ma c'è qualcuno che l'ha stanato ancora eh. prima delle Iene? Forse sì, Enrico Lucci. Allora, io direi. Partiamo subito prima... con il servizio allora. Eh, guarda, prima. Prima leggerei l'articolo della Lucarelli. Dici? Sì, tanto è veloce, perché allora. almeno vediamo le sue dichiarazioni dopo quell'intervento. Mm -hmm. Deve essere quello sulla Repubblica, se non erro, no? Penso di sì. Allora, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' se è questo. Sì, dimmi quando lo vedi. Eccolo qui. No, questo è quello del porno. Questo è quello del porno, non no, è questo. Lo leggiamo dopo. Eh, ho aperto la... i link che stavano... Uh... non so che sia francamente che poi neanche c'è no questo aspetta. non è cazzo, allora sto cazzo di televisore che mi è sempre stato a un chilometro adesso me lo metterò in viso per donare sì. tre secondi adesso me lo metto qui oh, sto qua lo voglio, lo voglio avere non ci vedo, mi mancano i tasti. Io, a forza di portare questa maschera, diventerò Bocelli. diventerò Bocelli. Quando ve ne accorgerete che io mi faccio live? Come si chiama quel cantante là? Che è diventato un meme, che, 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 che cantava col mic qui, no? A me, tra un anno ormai, me, vedete, Mister Bocelli, che faccio la live? Che manco il mic. Che faccio live, no? Porca di quella troia. Adesso il monitor è chi, chirurgicamente qui. Allora, com'è che si chiamava questo articolo prima che mi stranisco? Eh, bro, te l'ho mandato su WhatsApp. C'è scritto eh, Mirko. C'è Mir scritto Mirko qualcosa. Ok, allora devo, devo, devo riaprire WhatsApp. Mannaggia. Vai su WhatsApp. Eh? Quel grandissimo, se posso, oggi sono un po' nervoso, quindi concedetemelo. Quel grandissimo porco di... Uh -huh. Mister Flame? Ho bestemmiato? <ride> Metti le lenti nei buchi della maschera. No, oh, dav 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 davvero, non ci credo, mi sono dovuto mettere... No, ragazzi, sono un cazzato nero oggi, lasciatemi stare, sono tutto sudato, puzzo di cipolla, sembro un dipendente del McDonald's. Allora, come si chiamava questo articolo? Sono venuto pure qua 20 minuti prima. L'ho ho... mandato, l'ho mandato, sì, eh, tra nome. gli ultimi. Mir nome com'era? Mirko qualcosa, sì. Cioè, c'è il faccione suo. Ah, ecco qua. Oh. Perfetto aprimelo pure a me così lo leggiamo e poi vediamo il servizio di Nemo che è interessante ragazzi eccolo qui allora oh. forza Alex forza Alex è una pubblicità che è? Alex Zanardi sì. grandissimo atleta allora c'è una risoluzione questo sito sì, vede veramente da ginocchiate sulle gengive intanto bello il faccione da Lucarelli tutta pettita. contro il meno goliardico. Ecco. Ok, eccoci qua. Allora, così ci vedi. Sì, ci vedo, ci vedo. Perché? Mettimi l'articolo. Uh -huh. Questa qua. La pagina eh? è quello sopra. si sì. C'era la faccione, il faccione della Lucarelli. No, no, stava sopra ah, qua. Devo cliccare no, forse Alex. Sopra, sopra. Che me per Lucarelli, me Lucarelli, questo. Sto Lucarelli. Su, sto su questo sito. Bravo, vai su Lucarelli. Eh, sopra, cliccaci sopra. Eh. Ma che sito è? Eh TP. Questo qua è, 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 era il link. Io lo so io, oh, direi, io lo sto aspetta. per chiudere chirurgicamente per okay. qualche secondo. Dovrebbe... Eccolo questo qui, è eh, il no, quarto, bravo, esatto, Mannaggia quel porco di Gesù perdonarmi, la pazienza è un limite. Sì, eccolo. eccolo qua. Eccolo qua. Allora, Mirko Scarcella, ATP, le mie vittime erano d'accordo, su di me non hanno raccontato tutto. Un'ora e venti di servizio, più un'altra puntata annunciata, che è appunto quello che vi citavo prima, neanche se fossi Totò Rina, meriterei un accanimento simile, dice Mirko Scarcella, di professione sedicente creatore di profili social di successo. Sì. Ma chi poi visto... ha fornito qual qual qualche esempio lui, tipo chi ha fatto crescere... Chi è, chi allora considera, sì che, considera che lui per mesi mm -hmm. eh, si è spacciato appunto per grande social media manager che faceva crescere le persone senza bot. Eh, in realtà poi si è scoperto che faceva utilizzare i bot ai suoi clienti, cioè hanno proprio visto con Ninja Ninjalytics, eccetera, e anche alcuni suoi ex clienti. Hanno dichiarato che il loro profilo subiva delle crescite e delle decrescite incredibili. Ma andiamo avanti. Ma quindi è una tattica molto usata. Da questi. è una tattica. È, è forse non lo so, l'unica tattica che utilizzano i social media manager di questo stampo qui. Cioè, perché alla fine parliamoci chiaro, ragazzi miei. Cioè, crescere su Instagram senza un bacino solido esterno è, è un casino. Perché mh, la gente per quale motivo dovrebbe seguirti? Poi adesso è molto difficile, forse qualche anno fa, ma adesso c'è talmente tanto uh, pubblico, cioè c'è talmente tanta affluenza no? di persone, che ovviamente difficilmente risalti soltanto con Instagram. Le persone magari che hanno un seguito su Instagram è perché fanno qualcos'altro fuori, ok? Quindi tutti. poi vengono seguite lì. E cioè, invece lui cosa faceva? La classica tecnica del uh, bot. Così il profilo comunque ti cresce, arriva a dei numeri abbastanza alti e per l'effetto Alone, ok? Cioè, hai tanti numeri, quindi la percezione del pubblico è falsata. Ah, questo ha tanti numeri, quindi forse è importante, allora viene seguito anche da persone reali, questa era un po' la tecnica. Ma ammetti, Marra che è difficile pure che per magari qualcuno che fa contenuti, che ne so, su YouTube e Twitch porta alla gente su Instagram. Quanti ne abbiamo visti che magari, che ne so, cioè hanno 100k, poi magari su Instagram li, sì. li seguono un 2000? Non, sì, non è sì. così facile, specie come stavamo a dire, se non offri contenuti. Sì, esatto. Poi... La gente è convinta che tu, dal nulla, dal nulla, chiunque tu sia, che non sei mai stato su internet, non hai mai avuto i numeri, paghi uno e magicamente ti fornirà esatto. i metodi per fare successo. Al pari di quelli che si vedono sulle pubblicità di YouTube che ti dicono che ti fanno guadagnare vendendo cose Amazon, bla 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 bla. Per me che non ho fatto nomi, quindi posso dirlo: posso dirlo. Il 90% sono tutte delle grandissime sole, oppure ti vendono dei pacchettini, tipo. Mo te, mo te faccio un esempio: quanti? Ne abbiamo avuti pure le prove per, per un caso recente che non farò il nome di un altro manager. Ok, sì, sì, ma non ti inviano dei pacchetti preconfezionati, ti fanno CTRL-C, CTRL-V di un testo eh, mm -hmm. scritto che spammano a tutti e se, e se prendono i soldi con i certo. risultati poi falsati. Quindi state molto attenti e non sprecate i vostri soldi. È veramente guarda, è scandaloso qua dov'è che esatto. rimasti. Oh. Parlando del video de, delle iene che è andato in onda due giorni fa. Siamo rimasti qua. Tu ci vedi? Davide? Aspetta, che c'è un ospite, oh, ufficialmente invitato! Ermicone? Guarda, che bello. Ma che, che sta in calore? Se un pochino. si mi si vorrà scopa prima. È Beh, una questa, femmina. visto tutto quanto un po' bersagliito allora. Rimettimi l'articolo, grazie. Ah, qua stavamo, qua, quarta riga. Vai. Prego, prego, che io con la balbuzia poi eh, Sì, un attimo che c'è il ritardo. Sì, sì. Eccolo. Allora, sedicente creatori di profili social di successo. Parlando del video delle Iene andato in onda due giorni fa, un servizio impietoso da cui Scarcella esce a pezzi. Millantatore, mitomane, Truffatore per usare gli aggettivi più gentili. Ben fatto. Un po' stile Fire Festival. Il video su Scarcella racconta la storia di un ragazzo che, dopo aver lavorato sui social con Gianluca Vacchi, si trasferisce a Miami e inizia a seguire i profili di altri poveri sprovveduti. Tra cui Simone Dauria, artista, e Gianni Mendes, avvocato. Cazzo so? Ah, no, questi hanno sborsato una marea di soldi, si, non puoi capire. Pollo. No, ma non c'hai idea, zi. poi guardo lo servizio. sprovveduti perché Scarcella si fa dare 20.000 euro da uno e 270.000 dall'altro. Ma 270.000 fai i follower. Se dai, pa che se paghi Paypal, fai un annuncio. Te do 5 euro se mi segui su Instagram. Mi sa che fai più follower così. Che teste di cazzo, e in realtà, secondo forse. le Iene, gonfia i loro profili con interazioni e account falsi in più racconta una sua vita che non esiste, o esiste a metà. Praticamente questo sì. Si prendeva, tipo, si prendeva tipo i voli, quelli low cost, eh, tipo i jet così, e si cambiava all'interno dell'aereo, del, dell del jet, mm. più volte facendosi più foto per far vedere che viaggiava di più col jet. Mamma mia. Cioè l'hanno beccato pure su questo. E oh, la stessa cosa faceva fare a quest'altro ragazzo qui, a Mendes. Ma guarda, che sto ne... riassume parecchi influencer, eh, Ma secondo, secondo me è proprio val, inquietante. Immagine, sì, sì. È una abbastanza inquietante però. che ad oggi la, la, nostro, come... la nostra vita più reale sia quella sui social, cioè, è incredibile! No, ma cioè, a, 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 a te, a, io proprio so. No, no, ma io parlo di so l'archetipo. Una... No, ma sto parlando di veramente Sto parlando di un discorso ovviamente diffuso, no? cioè no, che c'è questa guarda, percezione: inconsapevolmente, eh? inconsapevolmente. Ma da una parte è anche un danno. Avere un comportamento, tipo eh, come il mio, perché io non sfruttando i social, è un male per pe il mio lavoro. Eh? Potrei usare Instagram in maniera. Uh, molto più pro, de, pro professionale sicuramente ci avrei avuto pure più follower capito? beh sicuramente sì. Gianluca come tutti i mezzi Sempre, no? me, me. vanno usati correttamente quindi possono essere delle grandissime risorse oppure possono veramente trasformarti in qualcosa di abominevole, cioè un po' alla videodrome che diventi addirittura ecco, schiavo del, del tuo contenitore, comunque andiamo avanti eh, vai allora un attimo che c'ho ritardo. Ricordiamo che Flame è il proprietario di Instagram. Cosa? <ride> Ricordiamo che Flame è il proprietario di Instagram. Sì, 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 io sì. Okay. Uh, ok, sprovveduti perché ha 280.000. In realtà, secondo le Iene, gonfi i loro profili con interazioni e account falsi. In più racconta una sua vita che non esiste o esiste a metà. Ecco, il sub non vedo un cazzo. Grazie comunque per il sub a The Grigger. Ok. Tra voli su jet privati, che in realtà paga pochissimo, e finte interviste su Dubai TV. Ma che è Dubai Intervi TV? praticamente lui ha fatto una cosa fantastica: cioè si era fatto fare un video da un suo operatore, da un suo amico, eh. facendo finta che quel video fosse stato mandato in onda su Dubai TV. Ci ha attaccato il logo sopra e sotto lui parlava in italiano, e sotto ci ha messo la traduzione in inglese, ma intanto non si capisce perché in inglese non in arabo. E soprattutto questi poi hanno chiamato Dubai TV perché si vedeva che il logo non era preciso, era troppo grande. E questi hanno detto: No, non abbiamo mai intervistato. <ride> bellissimo, E lui poi si è inventato: Ah, no, ma perché doveva andare lì? Però poi in realtà mi hanno scammato, mi hanno truffato top. Cazzate proprio. Vabbè. Ma, 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 ma diciamolo, questo qua è un po' un coglione, eh. ma coglione, cioè nel senso, non ha coglionati. Tanti. Eh, per molto tempo quindi Dipende io l'altra volta la tigride, però, Davide può essere visto anche come un genio eh, perché alla fine è uno eh, che ti stila capito, i soldi cioè... in questa maniera un genio del male forse o genio beh non esageriamo però sicuramente eh... può essere visto eh. sicuramente sì. ai miei occhi è visto come un coglione però no. può essere visto anche come un genio. <ride> attenzione che qua partono veloci le querele comunque detto ciò l'impressione Me... generale è ha la palla sinistra ma detto ciò l'impressione generale a fine intervista è che cadono nella sua rete persone che scimmiottano il modello vacchi, che pagherebbero qualsiasi cifra pur di diventare famose sul web e che vedono in scarcella la loro opportunità per svoltare anche perché artisticamente parlando, parlando è evidente che Mendes non sia Tiziano Ferro e Dauria non sia Cattelan Cattelan è l'artista ovviamente eh, certo. eh, alla mancanza di talento talvolta si cerca di supplire con il Mirko Scarcella alla situazione. E qui sta il punto. Qual è il confine tra la complicità tra Scarcella e i due citati e la truffa? Andiamo avanti, perché praticamente in questo servizio questi due personaggi citati hanno attaccato, dando tutte le colpe a Scarcella, però effettivamente il dubbio c'è, cioè, c'è cioè, nel senso erano consapevoli eh, e hanno fatto un po' la bella faccia davanti alle Iene. Ovviamente questo uh, non è che salvi... Scarce eh, sì, Mirko, non perché, non perché abbia fatto qualcosa di illegale, questo non lo so, lo vedrà eventualmente la magistratura, però il suo modus operandi era quello. E lui adesso sta facendo un po' la tecnica, buttiamo merda anche sugli altri così sembro più pulito io, cosa che ovviamente non funziona perché non significa nulla, chiaramente. Però cerca di levare credibilità a queste persone che comunque l'hanno diffamato, vogliamo dire così, secondo lui. Eh, ma poi, oh. di, 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 poi dipende come, cioè, uno non è che deve solo parlare, deve pure fornire le prove. Io penso che questi ragazzi le prove le hanno fornite per finire su questi articoli dove si parla di eventuali tra virgolette truffe. Sì, che poi pure loro ci abbiano marciato sopra, ovvio, ma anche perché l'intento di queste persone era diventare note, quindi capirà. sicuramente non gli sarà apparso vero. Sì, sì, per carità. Vabbè, andiamo con avanti. tutti i soldi che hanno cacciato, penso sia pure il minimo. Cioè, quant'era quello? Più di 200k? Ca... Quasi 300k, 200 mila... sì. Infatti, 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 Mendes ci difenderà in tribunale se, se Mirko Scarcella dovesse querelarci. Comunque, eh, ecco qua. Allora, Mirko, ah, quindi proprio un'intervista a lui. Allora, sì. Mirko, qua, partiamo, qua, sì. partiamo dal fatto che dici di lavorare con le Kardashian. E non non lavoro, lavoro con loro direttamente, ma con Chris e Kelly. Ed è per esempio ogni tanto faccio dei giveaway nelle promozioni. Per questo dico che lavoro con questi personaggi, non seguo i loro profili. Vabbè, ovviamente lui diceva altro. Ok? Quando parlava con potenziali clienti diceva "Lavoriamo anche per eh, e vabbè. Quindi già prima cazzata. Il fatto dei giveaway, secondo me, perché me l'ha spiegato Alex si riferisce al fatto che alle volte alcuni giveaway sono dei contenitori più grossi mm. all'interno dei quali i vari influencer lavorano. Che ne so, facciamo il giveaway Cerbero, ok? E nel giveaway Cerbero magari c'è anche Enzuccio, ok? Però non è che Enzuccio lavora per... beh nel nostro caso sì, però facciamo il giveaway bottiglia, ok? Il bottiglia ha creato questo giveaway. Ci lavoriamo noi, Enzuccio, eccetera, però non è che noi lavoriamo con Enzuccio. Quindi lui secondo me ha utilizzato questa cosa. Comunque è una stronzata. Ma andiamo avanti. Vabbè, comunque top paraculo. eh. Sì, vabbè, chiaro. Fa i classici giochi proprio di sì. spostare l'attenzione su un altro punto. No, guarda, non è così, ma in realtà però neanche poi te, te va sul punto, capito? Te esce fuori, no? Incredibile. Eh, quindi già top scammata. Che vuol dire? Che Chris, che Chris Jenner, Jenner, fa, Jenner post... fa un post dove dice <ride> che so se volete vincere queste 10 borse di Louis Vuitton dovete seguire questi account che questo profilo segue cioè è la tecnica <ride> la tecnica Liccardo sì, capito? Hashtag <ride> Da, Tattica ma che piovra, oh, ma che cazzo ma che è? è? Dai su, veramente. Seguite, seguite come fanno pure quelli là di TikTok, no? Se seguite questa mia amica, poi io sì, vi seguo esatto. su Instagram. Poi cioè, que seguo... Questo per lui sarebbe lavorare per le Kardashian, Dai, no? sì. E ovviamente ad un potenziale cliente lui faceva arrivare il messaggio: seguo le Kardashian, no? Certo. Fai un lavoro con un cliente che ha milioni di iscritti e fai una tattica da quindicenne. Esatto. Applausi col culo. È, è una sorta comunque di pubblicità ingannevole. Se non truffa addirittura, ma questo io non lo dico. Magari lo dirà la magistratura. Perché azzi, è come se lui volesse, parliamo sempre per ipotesi, guadagnare... La credibilità attraverso personaggi grossi, no? È chiaro. Ma punto. È quella la tattica, no? Come fece anche il nostro carissimo amico con Cecchi Paone. Esatto. Cecchi esatto. Paone, chi Paone. Chi Paone Come... e porca madonna, devi rispondere. Eh, ma questa qua è proprio la chiave, no? Sì, sì, sì. Eh, sì. Con Cecchi Paone e... <ride> devi rispondere, porca madonna. <ride> e poi la cosa che mi ha fatto ridere è che hai visto delle iene. Il tizio delle Iene ha fatto la stessa domanda a lui: cioè, quali sono i tuoi altri clienti? <ride> e lui tipo ha fatto una cosa come: non posso divulgare questa informazione. Capito? Non ti dico chi sono i miei clienti, mi sono sentito male. comunque. Cardo. Sì, sì, sì. Uh, che vuol dire che Chris Jenner fa un posto dove dice: che so, se volete vincere queste 10 borse di Louis Vuitton, dovete seguire questi account, okay, che questo profilo segue. Tra questi account io pagando metto. Dei miei clienti l'ho fatto con Jamie Fox per dire, grazie Anna. Sì, 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 ma non è che lui lavora per Jamie Fox, Ma no? questo è il punto, ovviamente. Comunque, grazie, amor. Eh, sì, mi rimette l'articolo. Simone Dauria dice mm. che lo hai truffato. Questo è l'artista. Okay. Mi minaccia con metodi estorsivi da tempo. Attenzione, eh, Reve, questo è pesante, sì. eh. cioè Mi minaccia è con pesante, metodi questo. estorsivi, parole dure, eh e questa è proprio un'accusa da tribunale eh? gravissimo. gravissimo da tempo mm -hmm. mesi fa, non so perché, aveva già 30 minuti di girato delle iene e mi ha scritto che se non gli ridavo i soldi inviava quel video a tutti i miei contatti non eh, so come l'avesse già ma c'erano immagini del servizio poi è andato in onda tra l'altro io vorrei... Faceva, vorrei dirvi che um, Alessandro Alessandro Riggio, il manager che è venuto anche nell'ultima nell live con Riccardo, mesi fa o settimane fa già ci parlò, anche in live da Omidis, già parlò di questo Mirko, dicendo che è il portaborse di pacchi. Quindi, quindi si sapeva. Ne, lui, lui, poi ci ho parlato con, con Alessandro, e mi ha detto che ne si sapeva già nel, Ma per nel giro che era a mezzo. che intendeva un, un modo carino per dire che, era il, che è il Poggia Palle io non voglio mettermi parole in bocca di altri però insomma dai chi vuole, capire, avanti, sì, no. chi vuole capire capisca mi... mm. chi vuole capire capisca comunque mi minaccio ok ma mi si fa non so perché va bene non so come lo avesse già ma c'erano immagini del servizio poi è andato in onda tra l'altro ha firmato un contratto in cui diceva che non ha più nulla a, a che pretendere da me gli ricordo la tua finta intervista per Dubai TV imbarazzante no? <ride> <ride> c'è un sito <ride> che Gianni Mendes conosce bene perché anche ultimamente si fa fare degli articoli tramite quello e ti fa pubblicare articoli o video su vari canali, alcuni magari più importanti, altri di scarsa importanza. Io ho girato quell'intervista e l'ho data a loro, che mi avevano detto l'avrebbero data a Dubai TV, invece mi hanno fregato. Ah, ma i vi ha per culo! Certo, certo. Ma dai, c'è sì. proprio questa capito, di conoscere un personaggio discutibile, <ride> sì, esatto. come se fosse tipo un anello. No, no, de, 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 <ride> del, del nostro stato, no? Imprescindibile, Robi, a Dubai Anello italiano, capito? No? <ride> a, brillante, a, Dubai, a, a Dubai serviva Mirko sì, certo, sì. Certo. e Harvard? E Harvard, gli avrei fatto il mio lavoro gratis. Ho sbagliato ad annunciarlo prima di farlo. Allora, praticamente, sì, questo aveva messo un post su Instagram eh. con lui, tutto targato Harvard, sì, sì. come vestiti che ha comprato, ovviamente, con la targa dietro di Harvard. E tipo classico, post, i sogni si realizzano, ste cazzate. Oh, e nel servizio, sì, a parte gimmick, però nel servizio uh, le Iene chiamano Harvard, e ovviamente non lo conoscevano assolutamente, e lui allora dice: Ah no, ma io ero andato lì per chiedere se gli servisse un social media manager. Eh. E, e l'intervistatore gli fa: Ma con chi hai parlato tu? Eh, con uno studente che stava lì, <ride> ma che vuol dire? Infatti quello gli fa, ma che hai parlato con Bidello? Lui gli fa, no, con sì. uno studente. Ho chiesto allo studente se, se potevano ricevermi, ma chi? Ma che vuol dire? Cioè, è come se io vado alla Luis, metto la sì. foto, tutto targato Luis, con la targa dietro, ragazzi, oggi farò una conferenza e poi ho parlato con, con uno studente del primo anno, senti, sì, ne che posso fare una conferenza, cioè, ma che vuol dire? Anzi, ma questo qua sta fuori, accusa. Eh, andiamo avanti poi, come fanno a pensare perché, sai che secondo me, pensano deve essere talmente furbi che, che poi non vengono mai sgamati. No? ah tra l'altro, ho saltato la parte prima e quindi perché l'hai pubblicata sui social spacciandola per uscita su Dubai TV? Perché ero convinto fosse andata in onda, vabbè. Toppa cazzata ho taggato anche Dubai TV. Li ho taggati. Capisci? Sarei stato matto se l'avessi saputo, ma, sì. ma, ma allora a parte uno non si sa perché credo che quel posto sia stato rimosso. Due, magari l'ha taggato a cazzo, tanto ma non l'avrebbero mai visto. Certo, non è una prova, ovviamente. No, Gli avrei bravo. fatto il lavoro gratis. Harvard, ho sbagliato di annunciarlo prima di farlo. Non, bisogno... non ho bisogno di raccontare cazzate. Mm -hmm. Per mm -hmm. il mio nuovo libro mi ha fatto la prefazione Il cantante più famoso al mondo. Mi chiede di non rivelare il nome. Lui lo, <ride> lui lo sa, lui, è lui lo sa lui lo sa. come dici ai elementari no? quando c'è la fidanzatina Bravo, ma lei, bravo, ma ma lei, lo, lei sa, lo sa. Ma lo, ma lo sa lei? No, Dai, imba imbarazzante, guarda. Sì, sì. Uh, perché Vacchi, che ti conosce bene, visto che avete lavorato insieme quattro anni, dice che sei un ciarlatano. creve pure Vacchi. <ride> ma sì, ma tutti devi vedere il servizio. Alla fine c'è una comparsata di Vacchi in stile Avengers cioè lui non si vede per tutto il servizio poi arriva lui alla fine sulla poltrona così tipo sul trono che sembra Tony Stark che deve reclutare e lui fa tipo una battuta di effetto che adesso non, non vi spoilero mm. oh. okay. scusate mm. ho mangiato un'ottima tartare di carne, di manzo buono, oh, non ho so. voglia ci... ho pure dell'acqua, quasi quasi ci siamo lasciati bene sono pieno, pieno di suoi messaggi in cui mi ringrazia io l'ho mollato e mi ha fatto firmare un foglio di riservatezza tramite avvocati per non raccontare i motivi della sua vita privata. Allora qui, qui secondo me, loro un po' da ah, qua, faccio proprio un'illazione, eh? è una mia pura illazione. Secondo me, comunque, anche Vacchi utilizza dei metodi di questo tipo. Ok, non perché faccia social media manager, però comunque magari qualcosina. Qualcosina botte, roba varia, la usa, non è che un, non è un reato, sti cazzi, però capito, magari si sono dati una mano a vicenda, poi va a chi si è reso conto che questo aveva cioè, un po' troppa merda, allora ha detto, firma, sta accordo, così non puoi di un cazzo su di me, non puoi, non puoi rivelare qualcosina, e io mi discosto pubblicamente da te, così non faccio la figura di merda. Questa è la mia illazione, eh? non lo so, non lo so. Uh, ora, sputta ora sputtano lui me? Io non ho chiesto a lui riservatezza perché non ho nulla da nascondere, ma se mi sputtana per me a questo punto quel patto non vale più nulla. Greve, quindi, quindi mo lo sputtana, sputtana va. ragazzi, sicuramente tutti, tutti, hanno qualcosa da nascondere, specie nel mondo della finzione, che è il mondo dei social, il mondo di Instagram. Quindi qui per me va chi, ha fatto un po'. Guarda che domanda, Greve, si sì. appare. Ha fatto un po' senso. il manipolatore, greve, eh. Grazie. Grazie bravo Marla, sei proprio intelligente e coglione <ride> ok ha pagato il tuo silenzio? no, mi ha pagato delle ore lavorative che io ho svolto e che non mi aveva pagato il mio lavoro da quando si era messo a fare il dj non era più sui social ma doveva andare con, con lui, lui alle le... sedate, fino alle 6 del mattino in condizioni disumane vabbè, porta borse allora, come Beh. giustamente vabbè, uh, aveva detto Alessandro quanto guadagnavi? 7k al mese, vabbè buono dal servizio esci male che poi più che un servizio è un documentario di un'ora e dieci. Neanche a un mafioso hanno mai dedicato un'ora e dieci trasmissione. Beh, oddio. Sì, vabbè. E gli aerei privati vabbè. per tratte scontate, empty leg, in cui ti cambiavi tre volte. Gianni Mendes non ha raccontato tutta la verità. Per risultare lui quello positivo, vabbè, sicuramente lo faceva pure Gianni Mendes. Infatti pure la Lucarelli... Cazzo è Gianni Mendes. E eh, sì, è quel tizio che ho detto prima. È l'avvocato. L'ha pagato. L'avvocato, sì. Quello vabbè, che ha speso 300k. Una e banda di teste di cazzo, proprio. <ride> no, vabbè, Gianluca. <ride> eh dai, sì, ma guarda che, che, che cazzo mi tocca senti a me, dai. Eh, tra l'altro, la Lucarelli nelle sue storie Instagram, ieri o l'altro ieri, aveva messo anche una foto di Mendes dove lui ha taggato tipo Bahamas, se non sbaglio. Nella mia villa, le Bahamas, però non sì, era sì. vero. Quindi ovviamente pure Mendes, sì, cioè, sì. ovviamente. Secondo me, anche Mendes eh, lo faceva e quindi... Oh, Avrà scavarcato un cancello. Avrà dovuto abbioccare 3-4 pitbull per farsi una foto. Che cosa poi? Sca scaposte, cioè? eh? ah, questo gli ha, gli ha fatto proprio. Cioè? Quella storia di cui parlo, ovvero i Gette privati, è una membership che costa circa 20.000 euro l'anno. L'ho usata con mia madre e mia moglie più volte. Gianni Mendes mi aveva fatto credere di essere vacchi due, uno ricchissimo. Voleva mostrare la vita lussuosa, che però non aveva. Gli ho proposto un empty leg per fare degli scatti sull'aereo privato un paio di volte e quindi è pure lui sicuramente. Eh, eh, eh. Vabbè, ma non mi stupisco, sì, cioè nel senso, stiamo a parlare di questo mondo. Quindi lui sapeva tutto? Cioè di poco poco? Certo. E si cambiava anche lui sul jet. Non era mai salito su un aereo privato. Ce l'ho portato io e mi sputtana. Creavo contenuti, i contenuti social non sono necessariamente la verità e su questo sono d'accordo, nel Vabbè, senso sì, che... L'abbiamo detto mille volte. L'abbiamo detto mille volte, forse anche tutto questo baccano è leggermente eccessivo per uno che alla fine è semplicemente un creatore di una vita falsa. Però, amico mio... Il punto è finché lo fa Mendes sti cazzi, tutti un po' mentiamo sulla nostra vita, anche senza i social. però se sei un social media manager e utilizzi quell'illusione per prenderti nuovi clienti e farli sborsare tutti quei soldi, e allora qui le cose cominciano ad essere meno tollerabili. Che cosa ne pensate voi ragazzi? E cosa ne pensi tu, Gianluca? Ma io mi stupisco che queste cose non finiscano nel campo giuridico. Zi. Me stupisco cioè, che poi realtà... anche se alle basi perché mo te faccio un esempio: se tu mi paghi per un servizio, io quel servizio magari te lo faccio, però te lo faccio a cazzo de cane perché sono un coglione e non sono competente. Tocca a vedere se a livelli legali tu mi puoi romper culo eh? allora a livello legale. È un po' Io strana no. come, come, come... Io cosa. non sono... Perché, non sicuramente non... se si sarà fatto fa un contratto ad hoc o sai meglio di me, queste cose si fanno su... Ma, sicuramente, ma sicuramente... Non è che gli ha levato i soldi, ok? Si è fatto pagare. Quindi è una eh, situazione un sì. po' del cazzo questa. Non, uh, è difficile di così su due piedi. Secondo me... Non sono un giurista, però la componente eventualmente problematica da un punto di vista della legge potrebbe essere il discorso... Della pubblicità illegale della truffa, che comunque in America, se non sbaglio, lui è residente in America. Non vorrei dire, cazzate, in America è punita severamente, in Italia, proprio come al solito, tutto acqua. come si dice? Acqua e rose? Come si dice? Ma che cazzo! Man. Come cazzo si dice? Acqua e rose, acqua e rose. È un po' lunghetto questo articolo. Mi sa che ci Vabbè, è andiamo, più veloci, andiamo più veloci. Andiamo più veloci, quindi lui sapeva tutto certo, e si cambiava anche lui sul jet e questo appunto l'avevo intuito non era mai salito su un aereo privato, ce l'ho portato io e mi sputtana, creavo contenuti contenuti social, lo so, è la verità, ok uh, io per pubblicare una foto in casa, col mio nuovo libro, vado a cambiarmi mica sono sul divano vestito così quindi è reato, lo fa anche Fedez e chiunque, qual è il problema? Eh, infatti ah, amico mio, calcidone. questo non è un reato e non è neanche una cosa così scandalosa, fa un po' ride e ovviamente, millanti una vita da miliardario che sta sempre in jet e poi fai 30 foto all'interno di un singolo volo per, per far gimmick, per far figo. però sì, c'è. Cioè sti cazzi il problema, ve l'ho detto prima. Non è tanto se lo fa uno, un Mendes, un Marra, o un Gianluca Vacchi, o Gianluca Mister Flame di turno. Il problema è che tu comunque vendi un servizio e la gente si fida anche di questa pubblicità ingannevole o pseudo ingannevole comunque andava in vacanza con lui e pagava sempre lui ha detto non andavo in vacanza con lui eh, che palle si sab grazie proprio per i sab in realtà vi vogliamo bene grazie mille io andavo con lui eh. a girare video e fare post durante le vacanze e da contratto c'era che dovesse pagare il soggiorno a me e mia figlia ah beh se c'è uno nostro contratto allora Mendes si eh, deve stare zitto Il suo porta appresso per lavorare eh, quello è un altro discorso ma è capitato che lo scorso anno gli abbiano noleggiato una barca e lui si è venuto gratis con me e mia moglie comunque lui 270.000 euro te li ha dati no ci ha messo dentro anche ce cene o altro non mi ha dato quella cifra la tua società farlocca avevano chiamato pure praticamente questo Mirko eh. aveva detto di avere una società alle Canarie questi hanno chiamato tipo, non so, l'agenzia delle, delle società, delle Canarie, e eh. non risultava un cazzo. Eh. Uh, la tua società farlocca esiste ed è alle Canarie, ci, ho lavorato, ci ha lavorato una persona per quattro anni, mi dice il nome. Vabbè, però lì non risulta. Bene, ha messo. I 25 dipendenti però non è vero che li hai, mai detto. <ride> ho tantissime persone che lavorano con me nel mondo in tantissimi progetti, vabbè. Chi sono? Non posso dirlo. Beh, non posso, non posso, dir... posso divulgare questa informazione. Sì, sì, si può trovare sul mio profilo Instagram. Sì. Mamma mia, sono fatti con lo stampino. Sì. I bot sono robot che creano interazione e follower. Vuoi salutare? Ti chiamavano prima. Ciao. Vabbè, uh... Che cringe. Andiamo avanti. <ride> Ti saluta Gianluca. Ti vuole molto bene, ha detto. Ha detto anche lei, uh, mai detto? Ho tantissime persone. Ok, chi sono? Non posso dirlo. I bot sono robot che creano interazione follower. Se per esempio il tuo principale competitor è il report, io ti faccio mettere like in automatica ai post di report o agli account che lo seguono, così che i follower di report magari vengano a seguire te. Funziona tantissimo. L'ho fatto anche con Vacchi, i primi due anni. Lui all'inizio si lamentava perché non gli piaceva lasciare commenti in giro tramite bot, ma poi ha capito che cresceva. Allora, greve, spieghiamo, greve. spieghiamo una cosa importante, però. Io ho parlato con Delli, che comunque è molto bravo in questi campi, e lui mi ha detto, allora ragazzi, anche dopo la vicenda l'Iccardo e bla bla bla, voi avete fatto passare il messaggio che bot uguale il male assoluto. Ha detto, in realtà non è così, perché ci sono dei bot, non quelli che ti danno i follower arabi, eccetera, che servono a cazzo, però dei bot, ecco, con delle funzioni un pochino più interessanti, tipo queste qua, che ne so, uh, mandi un messaggio, oppure segui determinate persone con dei parametri che possono corrispondere al tuo prodotto, cioè dei potenziali acquirenti, ok? Che ne so, Dele aveva detto io volevo fare un video sul calcio, faccio un esempio, no, sul karate, allora ho seguito dei profili interessati al karate. Il fatto è che tutti i bot, questo devo dirlo, sono contro le polisi di Instagram. Questo va detto, ok? Infatti ovviamente qua. alcuni bot, però, in ambito alcuni bot in ambito uh, commerciale, della pubblicità, eccetera. E anche del, del social media marketing manager, quello che ha management man managing, si possono utilizzare perché i bot non è che sono solo quelli di Instagram. Possono Beh. essere utili, ovviamente dipende dalla piattaforma, in alcune piattaforme, Instagram compreso, sono. Non, non rientrano nei termini quindi non, non potrebbero usarli infatti c'è questa, eh, questa domanda che cosa ci ricorda quelli soprattutto indiani con quattro numeri top eh sì, bot? Appunto, appunto questo sì, eh, rimettiamelo in se articolo cula, infatti vedi guarda, guarda come se paracula lui sì, sì. Eh, sì. Eh, rimettimelo che sta? Eh? Lo vedi? Eh, sto in ritardo. Guarda un po'. Okay. Sai che devi dare una giornata alla pagina quando. No, 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 lo ce l'ho, ce l'ho. Eh? Leggi un attimo tu. È eh, greve. Anche i turchi se è per questo. Anche Vacchi nei, nei primi due anni di lavoro aveva va Turchi. La eh, faccia a leggere. Asiliani e indiani. Non sono tutti follower finti. La Jenner fa un post in cui propone le borse. Se segui se 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 un account. Broadway, non leggi te che è... veramente eccoci Allora, Ragazzi, purtroppo sono malato porco dio anche i turchi, se <ride> è per questo anche Vacchi nei primi due anni di lavoro aveva turchi, brasiliani e indiani non sono tutti i tuoi follower finti la genere fa un post in cui propone le borse se seguono un account, le persone che partecipano è più facile che siano di paesi con persone meno ambienti di paesi con tantissimi account. Instagram, per esempio Brasile e India, sono follower reali vabbè ma queste cose le facevi anche con Gianni Mendes? certo ma guarda, che lui lo sta facendo anche ora con Taylor Mega, che pagata chiede di seguire il suo profilo. L'ho fatto due settimane fa con un un cellulare. È il discorso del giveaway. Lui sta adottando le stesse strategie, ma seguito da altri che magari gli costano meno di me. Ragà, eh, il fatto è sempre questo. Ora ve dico la verità: la verità che non è neanche così sconcertante. La stragrande, maggior, la stragrande maggioranza di influencer grossi tutti usano queste cose qua. Cioè bot, roba strana in cui ci sono tecniche follow follow, eccetera. Alcune non sono illegali, alcune non sono neanche immorali, alcune sono un po' ridicole, altre invece sono, ripeto, contro i termini di servizio di Twitch, di Instagram, scusate, e altre addirittura al limite della legalità. E poi è pure sì. più difficile ind individuare. Individuali quando stanno in account dove c'hanno milioni oppure tantissimi numeri, no? Quando certo. botti al poverino che c'ha mille follower, che poi si accorge che i like sono sempre gli stessi e uno con un'occhiata riesce a capire con più facilità che ci stanno tutti quanti account di merda che te ne accorgi che sono dei bot, poi magari vai, 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 vai da Vacchi che c'ha de suo, mo ti faccio un esempio: non so quanti follower c'ha Vacchi 30 milioni. Poi i bot diventano 35 milioni. Pure se so 5 milioni che so, tantissimi cioè non è che li vedi, capito? Dei primissimi a e non puoi incolpare. Sì, ma sai qual è il fatto? Sì, che poi per reggere il passo dei tuoi competitor devi fare così, perché capito? Eh, che ne so, metti pure un Bacchi o una Cali Jenner eh, per mantenere magari il suo prezzo con. <coughs> con le aziende e per non scendere tra virgolette nella classifica degli influencer mondiali devono continuare ad alimentare questa fornace buttando all'interno carbone fatto da bot fat fatto da queste cose qui comunque andiamo avanti ma porca madonna Mara che cazzo dici? beh io vedo sempre che la chat è molto <ride> interessante uh, vabbè lo sta facendo ok ma quando poi il telefono viene da dato al vincitore non perdi follower? Sì ma quelli che rimangono sono circa il 70% e sono profili veri, tra l'altro dico un'altra cosa quei sistemi per vedere se è account finti analizzano i like, non i follower analizzano la fisionomia della persona, scusa? Vedono se hai la faccia da indiano? Sì ma <ride> che cazzo è? ma che cazzo ne so bah. il gioielliere Peter praticamente questo era, sì Peter Parker era un gioielliere super ricco che lui spacciava come cliente hanno contattato pure questo. Se non sbaglio, eh, sì, hanno contattato pure questo. Lui ha detto: Non lo conosco, assolutamente non vi fidate, non mi segue, non so chi sia. Lo conosco perché sono andato da lui a vedere degli orologi, ma lo usavo per fare un esempio. E dai, azzi! ma dai, okay. ma chi vuoi più ha per culo? Ma ci sono le registrazioni. Non comunque a mentire così spudoratamente che ti arriva addosso tempeste del merda. Ci sono le registrazioni, modo, eh. sì, ci sono le registrazioni. Ho capito, ma non ci lavoravi. I clienti con cui lavoro non li nomino. Vabbè, va, non posso divulgare questa informazione. Come no, va a chi lo hai nominato. Vabbè, ma con lui praticamente ci vivevo. C'erano foto mie sul suo profilo, già lui esiste nella sua versione fake e poi c'è quella vera, greve. Cioè. Dietro questa roba c'è un altro giornalista di gossip che è qualcosa contro di me. È il suo migliore amico. Sembrava anche amico mio. Lui era un amico. Lui era un amico. Eh, aspetta che devo aggiornare la pagina. Se vai avanti tu intanto? Sì, io ho detto, io sono handicappato quando leggo. Eh, vabbè dai. Sì, ho, 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 ho il malus. E tanto non mi parta la pubblicità, quindi vai. Purtroppo. Ma io mi sono anche leggermente cacato il er cazzo. Eh no, la voglio finire, da dai, la voglio finire. Sì, ma de, de, mancano solo tipo 55 oh, pagine. Di... Dai, vado più veloce, dai. Allora, no, vado sto... <ride> allora eccolo qua. Uh, cioè, dietro questa roba c'è un altro giornalista di gossip che ha qualcosa contro di me, è il suo migliore amico. Sembrava anche amico mio. No, 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 che no. cazzo, fai? Che è? Che, che è successo? È? Che succede? Ah, è un piccolo bug. C'è un bug nel sistema, dai. Guarda, guarda, che mo ritorna, guarda, co contiamo insieme. Uno, due, tre. Allora, è tornato? Sì. Siamo usciti co dal Matrix. Come anche Gaston Zama delle Iene che ha realizzato questo servizio. Era un tuo amico? Lui era un amico? Si è finto tale a lungo. Io con lui, prima che mi rivelasse cosa stavo facendo, sono andato anche a cena a Milano con mia moglie e sua moglie. Io credevo davvero fosse un mio amico. La cosa assurda è che dopo è che dopo che quel giorno a Miami mi ha fatto tutte quelle domande io sono andato via con Uber, lui mi ha bloccato ovunque per non parlarmi più. Beh, top scam pure vacchi, però top scammer, eh. Perché ti ha bloccato? Boh. È giornalismo questo? Ah, no, Dai. questo è quello delle Iene. Se ne sarà lavate le mani, C. ha visto che questo stava in una tempesta di merda, e avrà buttato no, un allora, mazzo. No. Allora, in realtà io non so come sia andato. Gaston Zam è quello che ha fatto il servizio, perdonatemi, delle Iene. Mm. Allora, in realtà dal servizio delle Iene poi non so come l'abbiano montato, sembra che loro inizialmente stessero facendo questo uh, servizio in maniera bonaria, cioè non con intento di smascheramento. Perché poi c'è un plot twist, loro spiegano la vita dei studizio, e A un certo punto, lui si rende conto, sto Gaston Zama, che c'è qualcosa che non torna, Ma non so se è il montaggio. Quindi le opzioni sono due: o Gaston Zama voleva fare un'intervista normale, un servizio normale su sottizio e si è reso conto, oppure già aveva sgamato qualcosa. Eh, ha fatto un po' un inganno, eh, una specie di sì, infiltrato. Ha fatto tipo Marra l'infiltrato, eh, si è fatto da qualche formazione e poi l'ha bloccato. Ha fatto un po' la talpa. Ecco, la talpa, forse un po' da stronzi, però ragazzi miei, questo comunque sfuggiva sordi alle persone facendo della pubblicità ingannevole. Quindi, forse in questo caso il fine giustifica i mezzi. Ci ho detto. Si è finto tale a lungo, ok. La cosa assurda, ok. Perché ti ha bloccato? Boh, è giornalismo questo. Ora le Iene raccolgono segnalazioni su di me, fanno appelli. Sono un delinquente forse? Questo non lo diciamo noi. Ho lavorato quattro anni con Vacchi, non con un cretino. Ho, tra ho trattato anche con le Iene di una volta. Lo volevano come conduttore per una puntata. Se fossi un fake non avrebbero parlato con me. Allora, questo non c'entra niente. Questa è una classica tecnica sofistica. Il problema della vicenda Mirko è che tante testate giornalistiche e diverse trasmissioni televisive gli hanno dato credibilità. Cioè, addirittura l'ho visto da Formiglie. E lui veniva intervistato come esperto di social. E quindi, eh, capito, sì, cioè qui la colpa mm. è soprattutto dei, di questi media. Grazie. Grazie, Grazie mille. Farbbe, morico, e quindi, eh. ovviamente, lui, lui nel settore aveva preso un po' di credibilità. Perché nel momento in cui lo vedi su un giornale, lo vedi da formigli, che solitamente ospita politici, insomma, personaggi di un certo spessore, tu dici, oh, questo eh, non sarà un cretino, ok? Poi, uh, vabbè, ma Gianni Mendes e Simone D'Aurio non sono in delle Iene, sono alleati. Io stesso avevo raccontato all'inviato delle Iene che si erano alleati contro di me, che D'Aurio mi minacciava di picchiarmi. Mi diceva che mi veniva a cercare sotto casa, che minacciava mia moglie di farmi togliere il visto. Ho verificato i messaggi, quindi è vero. Però queste minacce, in realtà, non è che provino la non, la non colpevolezza eventuale di Mirko. Magari questo si è reso conto che Mirko l'aveva fregato, allora l'ha minacciato. Quindi semmai c'è un altro reato, cioè il reato di minacce, a danno di Mirko. Però non significa che quello che ha fatto Mirko viene rimosso. Comunque. Andiamo avanti, L'articolo, allora io, io vorrei andare al video perché secondo me questa qua. È ma parte... voglio finirlo, sì. Ah, sì ma, è, ma, è, ma è lunghissimo. Ma è importante, è sono la, informazioni la nuove. Sono nuove queste? Sì, sì, eh, sono tutte no... delle news incredibili. Poi, no. se vuoi, vediamo un'altra cosa. Leggiamo un altro articolo, non vediamo il video, lo vediamo domani. Però è importante. Sì, io non ho letto quest'articolo. E ti è apparso? Uh, sì. Quindi tu hai lavorato bene? Io e Gianni Mendes stavamo... Ah no. sì. Stavo facendo un video con Don Joe. Grande Don Joe. Lui era venuto anche a Miami, chiediglielo. Vabbè, non vuol dire niente. Questa cosa non vuol dire niente. Cioè, che lui avesse acquisito credibilità. L'abbiamo detto anche quel perché gli commentava ogni foto. Perché, ti ripeto, se a un certo punto i soldi li fai, la gente ti crede credibile, lavori comunque con qualcuno tramite certi metodi. La gente che cazzo ne sa, ma lo stesso David Urbino ci disse, non potevo sapere chi era Riccardo, io mi fidavo di lui, la tua reputazione è a pezzi, certo, ora se vai su Google guarda cosa c'è scritto di me, cosa facevi per Gallera nel 2014, lui faceva la campagna elettorale nel periodo della Moratti, io gli facevo da portabolse, greve da assistente gli realizzavo dei video per i social e gestivo il profilo, una bella esperienza eravamo carichi, lui mi ha insegnato il senso del lavoro ma come sei arrivato a lavorare con lui? è un amico di famiglia, ha celebrato il matrimonio di mia mamma mazzo, t'ho raccomandato no! no, no! iPhone, eh, che calla? Ma è cascato l'iPhone abbiamo perso. no, eccolo attenzione, no, dramma in diretta ci sto, ci sto tutto a posto eh. Ha in tre piedi un po' monco? Yes. Dai, ci siamo, ci siamo. Vai. Ho rischiato la morte del mio iPhone. Eh, <ride> sono, ho pure spaventato perché stavo talmente attento e concentrato su quest'articolo che mi sono capito, sobbalzato. Allora eh, quindi, per tornare a chi ti accusa? Mendes ora cosa farei ora. Cosa fa sul suo profilo? Valla a guardare osservando uno ad uno i suoi follower. O che gli mette like il suo nuovo profilo, non creato da me, è pieno di profili fake. Questo è vero, ho controllato anche io. Ma puoi verificare con vari siti. Posso... Sì. Eh, grazie per vedere se ha interazioni fake. Lui accusa me, si lamentava con me, ha detto che i commenti ai suoi post erano finti. La vuoi sapere una cosa? Tieniti forte. Addirittura, <ride> dimmi, quei commenti finti da aggiungere alle sue foto ce li dava lui, li scriveva anche lui. Ma io su questo ci credo. Eh. Io su questo ci credo. Sì. Mi dispiace. Eh, stanno a vicenda se stanno capito quei commenti finti da giungere uh, idem Simone D'Auria ho i messaggi di Simone l'artista con la lista dei commenti a se stesso che vuole metta tipo oltre a essere bravo sei pure bello cringe <ride> la tua arte è stupenda sei un visionario le tue opere sono geniali Mamma mia, che cringe. Sei un italiano nel mondo che alza il livello da merda. e così via. Mazza che cringe. Sì. No, su questo io sono sicuro. Cioè, ci metto la mano sul fuoco su questa cosa qui. Ripeto, non è che Mirko diventa più bravo o meno colpevole, tra virgolette, a patto che ci sia una colpevolezza, se loro due diventano più merda. Cioè, non esiste questa proprietà. Però, vabbè, è importante comunque dire... La sua verità fa bene a dirla. Uh, ma tu hai conservato questi messaggi, certo, e li tiro fuori. Non solo, Gianni Mendes si rispondeva pure da solo. Ho verificato l'esistenza di questi messaggi ed esistono. Che cringe. No, ma infatti, ecco, ha verificato quindi l'autore dell'articolo, dell che, che però non ho capito se sia la, la Lucarella in prima persona, però, infatti, io non l'avevo letto, ma ero certo perché. Ma poi non se queste cose così, uno se ti mette a leggere una rottura di coglioni, a facci un video con o Stalucarelli, no? un'intervista. Perché scritto così perde pure, diciamo, l'enfasi. No? C'è un conto che lo vedi come parla. che Riesci pure a capire, diciamo, da, dalle sue parole, se mente, diciamo, un minimo, sì. cioè, ne esce fuori pure un, un prodotto più cristallino. No? Un Infatti, così, giustamente. Giustamente, tutto, dice, perde, no? giustamente dice questo aspetto mi sembra al massimo patetico, non un reato. E siamo d'accordo su questo. Si chiama marketing. Cosa ho fatto di male? Ah, ripeto, comunque è fuori dai termini di Instagram. Però vabbè, non è un reato. Siamo d'accordo. Il punto è se uno rivela o no questi scamotage, a chi lo paga per aumentare follower e visibilità? Oh. Appunto. Gianni e Simone sapevano. E infatti parlano, parlano ma a me le loro denunce per truffa non sono arrivate. Greve. Perché se li ho truffati, guarda che queste cose le ho fatte anche con vacchi, ma io certo. i follower non li ho mai comprati neanche per lui. Certo. Vabbè. Ci sono semplicemente gruppi in cui si scambiano follower e like, una specie di community in cui ognuno spinge il profilo dell'altro, per esempio like for like e altri metodi che ti ho già raccontato tra network e promozioni. Vabbè. Eh, vai giù, aspetta che aggiorno. Tanto, se vuoi leggere, cioè, stiamo a Gianni Mendes. Gianni Mendes quindi mente? Top domanda? No? Mm -hmm. L'hai? Sì. Secondo me, affittava la sì, case affi Affittava case spettacolari sul mare. Ci metteva dentro i suoi quadri e si faceva fare da me i video e le foto dicendo che erano sue. Mamma mia. Ti mostro tutti quei post e vediamo cosa dice. Se mentivo io o lui. Ma secondo me, entrambi. Però ripeto, finché non c'è il reato... Questa è la okay. fiera del gimmick, è eh, proprio... <ride> sì, esatto, esatto, Mamma mia, che è, tipo, è tipo un freak show, è un gimmick show. <ride> uh... mm -hmm. Mamma mia, questa connessione è un po' rito. Ok. Che uh, sta ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Sì, che ogni tanto la devo abbassare, però non leggo bene poi. Ti mostro tutti quei post e vediamo cosa dice. Se menti volo, Ha fatto un contratto con me di otto mesi poi rinnovato per tre anni, gira con i Rolex finti. Dai, greve ci prova con la musica da chissà quanto. Lo aiuta il padre. Mamma mia, comunque posso dire una cosa già lui. Mm -hmm. No, vabbè, non la dico, se no me denunciano, lasciamo perdere. Voglio solo mm -hmm. dire che: anzi, parlo in termini generici, moltissime persone che cercano questa effimera visibilità senza un reale talento, no? Cioè, la visibilità. Magari molte persone la cercano, anche io per carità, però almeno hai un lavoro, fai qualcosa, ok, facciamo la trasmissione. Molte persone lo fanno senza avere né arte né parte. Gianluca mio, cioè, sono proprio persone alla disperata ricerca della visibilità, ma fine a se stessa. Non è che dici, oh, voglio diventare noto perché sono intrattenitore, sono un musicista, sono un comico. No, loro non hanno particolari arti, quindi vogliono solo quello. Sono proprio le persone che mi mm, fanno uscire fuori un veleno indescrivibile sai quanto io odio tutti questi meccanismi qua guarda uh, ok tu però lo sapevi oh, grazie per i sub tu però lo sapevi che non poteva diventare Gianluca Vacchi e, e ti facevi dare dei soldi è il mio lavoro mica gli estorcevo soldi poi io comunque pensavo che il suo progetto potesse funzionare mi sono trasferito a Miami per lui che abitava lì e faceva l'avvocato dell'immigrazione. Ripeto che conosceva il mio marketing, le strategie e tutto. Poi mi sono messo con mia moglie ed è cambiato. Zama, l'inviato delle Iene, l'ha poi chiamato dopo il servizio, è andato in onda? No, io dico solo che per quello che, mi... per quello che avrei fatto, e cioè niente di illegale, quello che mi ha costruito intorno è troppo grande e troppo grave. Troppo grave. Ha coinvolto le famiglie, si è finto amico, siamo andati a cena a Roma e a Milano, abbiamo viaggiato insieme in aereo, mi confidavo. Quando si è svelato in quel video con le telecamere accese sono rimasto sconvolto. Infatti, sì, alla fine del servizio lui tipo sbrocca, gli dà un colpo alla telecamera. Grazie. Però sì, ne fa, allora guardate, ragazzi, da un punto di vista morale, quello che ha fatto Zama è un po' un'infamata, cioè è un po' una roba da talpa. Però posso capire, ripeto, la gente provocatore in altri termini si chiama, ok? Cioè, la talpa ha preso delle informazioni, infiltrato. Ha preso delle informazioni, evidentemente riteneva di dover smascherare a patto che ci sia una maschera questo tizio. Ok, tu però mica vuoi passare per santo. Una componente da venditore di fuffa c'è, questo è fattuale. E la verità forse è in mezzo al massimo, non certo dalla tua. No, no, ho sempre detto la verità, Ma Marava. Perché fai l'avvocato del diavolo? Perché è divertente. Dai, a me non piacciono le modalità delle iene, anzi le disprezzo. Ritengo che quello fai sia vedere... Eh? Anzi le disprezzo. Ritengo che quello fai sia vendere fumo a persone che comprano fumo, e cercano successo e Quindi questa crocifissione di ore di una messa in onda su di te la trovo un po' eccessiva. Però non puoi dire di essere Biancaneve. E ci sta. Io sono troppo ingenuo, credimi. Mm. Sì, sì. No. Tu sei uno che fa il furbo e commette delle ingenuità nel credersi furbo, questo è vero, cioè il fatto Brava, di Harvard, sì. il fa eh, queste sono le classiche persone sì. uh, che si sopravvalutano, un po' come l'amico Liccardo, cioè si pensano intelligenti, ok, e in grado di far fessi tutti. Io l'ho detto l'altra volta, uh, si può ingannare qualcuno per tutta la vita, si può ingannare tutti per sempre, ma non si può ingannare tutti per sempre e questi invece capito Se pensano ad essere dei geni quando in realtà sono persone abbastanza mediocre oh, e lo poi posso dire. capire magari in privato cioè ma su internet oh. cioè su Tra internet sei sgamabile proprio al volo esatto. al volo proprio specie, specie se, se, se stai in mezzo a sti ambiti sì. per un capisco Marra, proprio la stupidà. Marra ma che cazzo dici ma che hai detto non mi sembrava difficile ma che cazzo te ne frega no. non lo so ho sbagliato lo, la ripeto ho detto puoi ingannare qualcuno per sempre, tutti per un breve periodo, ma non tutti per sempre. Questa Comunque, non è vero, io per esempio creo link per dire col manager di Cristiano Ronaldo, sono in contatto su Instagram, ma che vuol, di? che vuol dire in contatto? Che cazzo significa la risposta a un, me a un messaggio? Se voglio mandare un video di Gianni Mendes che parla sul treno con la maglia di Ronaldo al manager di Ronaldo, quello lo vede e mi mette like, che culo! Che Bene. culo. Proprio le ambizioni Sono della vita. Siamo, Vabbè, siamo... Ragazzi, scusate. Eh. Siamo scusate, metà ragazzi. ho sbagliato. Ufficialmente, a metà articolo. Ci puoi andare tutti per sempre, ma non tutti per sempre. Scusa... Oh, scusate, posso sbagliare? Posso sbagliare? Vabbè, dai, ma andiamo avanti, dai. No, non andiamo avanti. Diamomomomomomomomomomo, no, no, no. allora. faccio un'altra F4, proprio col veleno, proprio che scavicchio i tasti. Vabbè, andiamo. Scendi sotto. Eccoci, ci siamo. Eh, non, non vedo un cazzo è finito allora, è no? anche un sa, anzi dei beats eh, grazie mille scendi giù ah, sì, sì, un... anzi oh, okay. c'è la connessione de del burundi mo a breve. il like del manager di ronaldo sarebbe nel pacchetto che vendi <ride> ronaldo lo vede quel video se il suo manager mette like al suo video ma sti cazzi vabbè questa è truffa ah no è fuffa scusa un lapsus freudiano grazie mille il sub che mi copre le scritte va bene allora, la Vespa sott'acqua di Vacchi o il letto di Vacchi? Oh, grazie per i bits. così. Uh, meglio, eh? Comunque, fate di Sabba, ci mancherebbe altro che qui. Dobbiamo pagarci le nostre turboville. Uh, I suntuosi attici a New York. Hai visto ora i video che fa Vacchi? Lui che si copre il pisello con l'asciugamano. <ride> eh. Della serie, non mi importa passare da coglione. Basta avere like. Vabbè, fatti suoi, giustamente. Io non voglio parlare male di lui, però è enjoy. Sono andato troppo sotto, sì. Che ha fatto? Qua io. Ah sì, mi ha aggiornato, sono andato sopra. Vabbè, continua a leggere tu. Ora è enjoy, enjoy sto cazzo. Quei dieci eh, minuti in cui fai il vi video da pubblicare, mannaggia la Madonna. Poi è tutto quanto il contrario. Una volta abbiamo... Hanno girato un video con una console sul soggetto privato, metteva i dischi, questo cretino, ma le ha messi quei dieci minuti per girare il video da postare, poi fino a Parigi non ha parlato con nessuno, è stato zitto e pupo. Vedi, sui so social tutti possiamo essere altro. È reato? Che no. farai ora? È semplicemente Leggo un commenti. gimmick da, due, da sì. due soldi proprio che non vale nulla, un che farai ora? Leggo i commenti a migliaia in cui dicono che devo morire, mi devo ammazzare, che mia figlia deve morire. Vabbè, questa è la classica tecnica, ovviamente, da vittima. Capisco che, comunque, poi hanno anche esagerato, eh, perché voglio dire, né che è Totorina. Uh, fin qui non so, credo di no. Poi non so se hai fatto altro, però hai imparato qualcosa, spero. Ah, no, perché hai sottotetto? Ha non è eccessivo tutto questo? Merito questa gogna? Merito la morte per essere visto di Dubai TV? Ho violato la legge? Diciamo che in effetti. Forse la botta ricevuta è stata eccessiva, però ripeto, questo, vabbè, lasciamo chiedeva una marea di soldi, quindi non lo so. Fin qui non so, credo di no, però non so se hai fatto altro, però hai imparato qualcosa, spero, che devo fidarmi meno delle persone. Vabbè, non hai imparato un cazzo, non hai imparato un cazzo, chiedi scusa almeno. Uh, a lavorare con un po' di trasparenza anche no, giusto e te lo dico ritenendo che Dauro e Mendes non siano al 100% due ingenui che ci sono cascati sono d'accordo ah beh Gianni Mendes in Colombia e Bahamas ricordati che fingeva di avere sue case che chiamava casa Mendes e ci metteva i suoi quadri dentro invece le affittava, a volte non trovava la stessa casa e doveva pure cambiarla, ha cancellato quei post adesso ma io li ho ancora e mostro tutto ho verificato che esistono ma infatti ragazzi su cioè, cioè queste cose ne ero certo ma tu queste cose le hai fatto sapere alle Iene? Certo, tramite il mio avvocato, questo non l'hanno detto. Per chiudere, l'hai capita la differenza tra creare profili aspirazionali, magari infarciti di bugie e esagerazioni, e fregare la gente? Sì, e io non sono un truffatore, lo dimostrerò anche con l'aiuto dei miei legali, mi ricorda qualcuno. Eh? La verità verrà fuori. Ok, certo. Ma allora, io voglio domandare una cosa. Secondo voi quanto andrà avanti questa storia con sto manager? Quanto ci marcerà sopra lui? Ancora? Ma più che altro. Perché comunque guarda, che la pubblicità arriva uguale. La pubblicità sono sì, comunque sicuramente... persone che lo contatteranno per essere assistite. Lo sappiamo. Mm, come questo non lo so, eh. eh! Non lo so, perché comunque la credibilità va persa, eh? Però... Sì, ma guarda, eh... allora ti spiego una cosa: io posso pure magari. Avvi... E mi avvicino a lui per sfruttare un ipotetico momento che poi uscire fuori? Eh. Sì. Per carità. Eh, diciamo che grazie a poi da contro Iene... in un futuro. Sai, sai quante cose puoi fare? Ma è ovvio che adesso sta, diciamo, sotto l'occhio di tutti, e quindi purtroppo può essere anche un bene. Questo, purtroppo. Sì, sì, per... diciamo che il suo profilo, grazie alla Iene, ha avuto più interazioni di sempre, credo, Appunto. No, vogliamo vedere il video? Mettici metti, pure questo. Ok, vediamo il video. Grazie a Instagram puoi avere sia la ricchezza che sia il successo. E senti? Sì, sì. Quando nella realtà fisica, piace anche internet. Allora, fai una cosa. Sociali. Mettimi il muto su whereby, così metto l'audio qua. Ok? Poi allora, stoppalo tu, ma io lo lascio. Guarda, mettitelo tu, così almeno te lo levi quando vuoi, che è molto meglio. Non posso meglio. perché da cellulare... Ah no, aspetta, forse sì. Sì, sì, c'è il tastino. Molto meglio, uh... sennò poi devo... E se bugga poi alla fine, eh? No, no, fallo tu, non ce la riesco da qua. C'è il rischio che se bugga? Perché se dovrebbe buggare? Aspetta. Smutami quando vuoi, quando mi fai una domanda. Sa wow. che te me senti però? che me senti Marra? Allora. Qual cerbero che è di molto tempo fa? Eh, come potete leggere qui? Quindi prima di tutto quanto, il patatrack, ricordiamolo, guarderà il tramonto. Consapevole di essere stato scammato. Finito. Aspettate che. Marra intanto qua chiudo, mi sentite, sì ci sei, eh? a, parte che, a parte che finisce con la canzone di Drive di Nicola Swinning Refn, no? capolauro assoluto, eh, mi sono sbagliato, non era Luci, ma era quest'altro ragazzo, eh, beh che tristezza, amici miei, che tristezza, finisce in possiamo, maniera triste, ma si proprio capire la mano in bocca, che... perché poi c'è quella frecciatina dove dice account di dubbio. Amico mio, possiamo dire che siamo ai livelli di Vanna Marchi? Beh, penso o che siamo a questi, o questi rischio livelli da ormai un paio di mesi buoni, mio caro Mava. O rischio una querela. Cioè, mi sembra più o meno lo stesso modus operandi. Magari, ecco, lì si prendevano persone con problemi di vita e si vendeva loro sale, spacciandolo per sale miracoloso. E qui si prendono dei poveri vecchi, un povero vecchio in cerca di ancora qualche briciolo di vitalità. Peccato, peccato. peccato Tristezza, peccato. sì, tristezza. Domani parleremo anche del, de, 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 di questa cosa del porno, poi abbiamo anche altre cose. Siamo pieni di abbiamo roba, sì. Abbiamo un paio sì. di ospiti sì. col punto interrogativo. Ah, tra l'altro, tra domani... l'altro, voglio fare un annuncio. Ilias Maluma verrà al Cerbero gli ha fatto. in questi giorni: gli gli ha scritto fatto, prima gli ha... Sto lama sì, sì. sto pecorone, sì, sì, sì. Sì, sì, ragazzi, quanto tempo è che mi sta di che devi venire? L'ho invitato la primissima volta quando è successa la cosa del dentino, ha fatto tutto un giro perché ha capito, vengono. Poi sai. Eh, eh. Allora, domani è domenica, giusto? Se viene veramente. Verrà bruciato domani è domenica giusto in maniera Siamo, metaforica i, i nuova, sì, in quindi Zelanda. domani ci vediamo solo al, al, eh. alle 21 ricordiamo che non ci sarà la live delle 15 come ogni domenica niente live alle, alle 15 per il nostro e per il vostro bene così almeno ma, potete andare beh, a vostro, non per esageriamo tutto. però e ci sarà una grande live alle 21 quindi. ci vediamo tutti domani buonanotte buon a tutti anzi buon sabato sera buona buon serata sera anche anzi, a te, esatto. ma, oh, grazie scappo, mille che sono in forte ritardo anche io. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ciao. Buonanotte e buon sabato sera a chi è. non ci